Guerre. Ingiustizia. Ignoranza. Questo pianeta, tanto bello all'apparenza, ma quanto marcio c'è dentro. Allora, credo che dobbiamo porci rimedio. E a quanto pare l'unico modo è... Sono la Legge dei Gabbi e benvenuti su Distruggi il pianeta Terra. Se ci siamo per caso svegliati con la luna storta, questo è il gioco che fa per noi. Credo che il tempo sia addirittura in tempo reale, quindi ormai è notte, io sto registrando di notte. Questo video infatti è un po' più buio qui. Abbiamo una serie di strumenti che posso utilizzare per porre rimedio a tutto quello che vi ho elencato prima. Allora, intanto possiamo... vediamo... ah, possiamo anche cambiare pianeta, mettere Marte... no, no, no! Non mi scappate, noi prendiamo la Terra! 7,7 miliardi di persone! Ok, andiamo un attimo in Sud America, voglio... giusto... oh, sono partite dei missili per sbaglio! Non pensavo che partissero... Ok! 119 milioni di persone sono morte! Sono curioso di come sono morti i dinosauri, però tiriamo un meteorite in Africa, come se non avesse già abbastanza problemi! Era un sassolino che avevo sulla scarpa, scusatemi, dovevo liberarmene, mi dava tanto fastidio! Molto fastidio! Tiriamone 3 o 4, 5 o 6, dai! Voglio una nuova era glaciale! Fa molto caldo, ragazzi, scusate! Voglio una nuova era glaciale, dai, quanti devo tirarne per una nuova era glaciale? Niente, un miliardo di persone è già andata, ragazzi. Un miliardo di persone. C'è tutta l'Africa, santo cielo. Ok, ah, la mia cara Italia. L'Italia la terrò per ultima, tranquilli. Ci farò soffrire per ultimi. No problem. E poi se siete sensibili non guardate questo video. Si scherza. Oh, voglio chiamare i miei amici alieni. Alieni, abbiamo un problema. Hanno fatto fuori i tripodi della guerra dei mondi. Per favore, venite un attimo in Spagna. Ecco, vediamo, vogliono vedere. Stanno facendo un giro turistico in Spagna. Vediamo che fanno. Raga! Ma è più forte di un meteorite! Santo cielo! Guarda che buco pieno incandescente distruttivo! Gli hanno offerto un taco scaduto. Ok, per fortuna comunque il Veneto è sopravvissuto. La mia città natale è ancora viva, siamo a posto. No, ne ho tirati tre per sbaglio! Ma va a far bagno! Però cosa succede se metto un bel buco nero in America? Mr. Trump, I'm sorry, we got a problem! We got a problem, we got a big problem. Mettiamolo qua, a New York. A New York, porco schifo! È inquietante, wow! È entrato nella Terra! Si sta facendo... cosa cacchio? Cosa cacchio? Ma ha fatto un buco enorme! Aia, ha sbattuto la testa forte la nostra Terra! Mamma mia! Vabbè, continuiamo, voglio vedere cosa succede se la buco! Fammi bucare, la faccio diventare un anello! Voglio farla diventare un anello! Voglio un anello, voglio vedere cosa c'è in fondo! Wow, 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 wow! Raga, lo sto sbucciando! Lo sto sbucciando! Il piano era che io dovevo sopravvivere! Guarda! È diventata... una deliziosa Cheerios. Un anello ha anche bisogno di un compagno, una compagna. Dobbiamo sposare la Terra. E chi andiamo a prendere? Signor Luna! Oh, porca vacca, ho tirato la Luna! Santo cielo, dell'anello già debole. Buam! 5 o 6, guardate. Entrano subito, trapanano. Porco schitto. Era stato tutto un brutto sogno. Siamo di nuovo qui. Allora, va bene, dai. No, mi è partita una luna. Porco schitto, porco schitto. Va bene, dai, ha fatto solo 2 miliardi di morti. No, oh, c'è pure il laser. Oh, sempre in Africa, poi, dai, povera Africa. Andiamo, no, no. Questo cos'è? Piu, piu, piu. Se ci bombardassero con una super navicella con raggi ionici dallo spazio. Addio Australia. Mamma mia, è sparita l'Australia. Facciamo degli occhi alla Terra. Ecco, così può guardare anche lei, scusa. Non aveva degli occhi, ora ha degli occhi. Tipo una maschera, sembra tipo un ladro. Gli faccio una bocca qui. Oh! Erano troppe. Continuiamo a riempire di bombe. Voglio metterne tantissime perché poi... mamma mia, adesso ne metto tipo infinite. È ripieno, perché ormai mi sembra tipo una sorta di cibo, una specie di frutto. Ormai questa terra. Bella lì, mamma mia. Questo gioco comunque ti sfoga, devo dire. Ti sfoga abbastanza, guarda là. Mamma mia, mi stai...
esplodendo, non mi sta esplodendo il gioco. Ma il computer mi è crashato, mi è crashato. Ho fatto crashare. No, adesso mi tocca rifar tutto. Li abbiamo provati tutti gli attacchi? Così possono sbloccarne degli altri, perché così è troppo facile. Fammi vedere. Tiriamo, dai, in Italia, dai, l'avevo promesso che prima o poi ci avrebbe colpito. Credevate di scappare? La Terra poverina bullizzata, bullizzata dalla luna, dai crateri, da buchi neri, da laser, da cose. Cosa succede se cambio pianeta mentre... Ah, posso cambiarlo. Oh, cacchio. Ma questa che razza di pianeta è? Se lo sono inventati? Dovrebbero chiamarti Giotto, mica Giove, con questa composizione artistica di crateri. Non ci credo! Questo mondo è ripieno! Oh, finalmente posso metterne 800. Bene, voglio farla esplodere da dentro. Disintegrato tantissimo. Sembra una zucca di Halloween scavata da sopra. E ora continuiamo questo. Ecco. C'è un... Non so perché a noi uomini piace più distruggere che costruire. Almeno a me. Oh, vedete? Così. Giusto perché mi piace metterci sempre una faccina. E ora è molto zucca di Halloween, vedete? Molto zucca di Halloween. Non male. Ti puoi allenare, possiamo anche fargli il naso. Sembra tipo una... Sembra mordicchio della Valle Incantata. Non contento, voglio anche vedere quello che succede dentro la Terra mentre combini i disastri. Infatti c'ho questo altro gioco che ci permetterà di importare i disastri dentro la Terra. Quindi vediamo un po' cosa succede se tiro qua un buco nero. Vedi che sta prendendo... È assurdo sto gioco. Porca zozza. Aia. Ok, ok, il buco nero è molto simpatico. Ha vaporizzato mezza città. E così si sono rintanate tutte lì le auto, non si sa perché. Bene, nel caso qualcuno sia sopravvissuto. Guarda come crolla, hai fatto benissimo. E questi palazzi che sono sopravvissuti, ci vuole un bel tornado che se li prenda. Dai. Ma è bello potente era sto tornado, cacchierola. Cacchierola. Mamma mia, proprio l'uomo costruisce tanto, costruisce possente, ma solo macerie rimangono. Blablabla. Cadute come un sacchettino di schitto. Va bene, resettiamo la città e prendiamone una di notte, piena di luce, piena di gioia, piena di futuro. Non ci sarà nessun futuro. Guarda lo tsunami! Ovece! Ha inclinato un po' i palazzi, ha inclinato un po' i palazzi. Cerchiamo di non distruggerla subito questa. Cerchiamo di darci un po' di spazio. Allora, vediamo le cose meno. Un Kraken, vediamo un Cthulhu. Ok. Non so cosa sia quel mostro sopra. Ma ha fatto un bel casino. Ma ora è tornato. Ora è andato su. Voleva solo prendere un panino al McDonald's. Non è riuscito a trovarlo e ha rosicato. Quindi è arrivato Godzilla, suo amico, a dire che voleva un panino al Burger King. Ma anche lui l'ha trovato. E sta arrivando, è cattivo. L'abbiamo fatto arrabbiare. L'abbiamo fatto arrabbiare. Mozilla, gorilla, non mangiarci. Che stai facendo? Ah, il suo alito. Questo è il suo alito. Sì, il suo alito è un po' pesante. Meteorite sulla torta. Meteorite sulla torta. Meteorite sulla torta. E siamo a posto. E un attacco di cacciabombardieri. Per proprio... Proprio per assicurarci che proprio neanche i microbi possono sopravvivere. Bene. E questo cos'è? Un vulcano? Un vulcano che rutta! Che rutta! Non ruttare, signor vulcano! Per favore! Un Vesuvio, no! Un Vesuvio ci sta sparando! No! Un Vesuvio di New York! L'un Vesuvio di New York ci ha distrutto le gioie! No, un Vesuvio, no! E vabbè, mettiamo un po' d'acqua per raffreddare. Giusto un attimo. Ecco. Facciamo un po' caldo. E questo cos'è? Un terremoto? Mamma mia, mamma. Abbiamo già distrutto la città. Torniamo indietro. Allora, proviamo con un raggio laser. Oh, cacchio. Va bene, questo raggio mi sembra... Se lo tieni premuto fa danno. Se lo tieni poco premuto fa danno comunque. Un temporale. Ma che fulmine era? Digevoluto, Digimon, geneticamente. Cacchio.
Vabbè, ci ritiro. No, la nucleare l'abbiamo già usata. L'UFO, voglio vedere di nuovo l'UFO. Eccolo qua che è tornato. Ora vediamo da vicino cosa fa col suo raggio laser. Spacca tutto. Spacca tutto. Però dai, sempre meglio dell'ultimo terremoto che ci ha devastati. Piu, 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 piu. Praticamente veramente sembra l'altro gioco, solo in prima persona. Cioè nel senso in da dentro, da micro... quello. Detto questo, credo di aver veramente distrutto, di aver rotto le balle, di aver veramente essermi proclamato nemico dell'umanità, ma ci voleva un reset al server. Cioè, ultimamente, server nel 2020 faceva un po' schifo il nostro server, con tutti i casini. Bisognava resettarlo, e questo credo che sia stato l'unico modo un po' per resettare il server. Ma mettiamoli tutti assieme, mettiamoli tutti... Mettiamoli tutti, ma buttiamoli tutti assieme. Godzilla, Mozilla, Mozilla, Vulcanilla. Oh. Ah! Ah, ragazzi, questo era tutto per questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Io credo che devo andare a vivere in un altro pianeta. Gabby, pronto a partire la città della luce. E ricordatevi, negozio in descrizione. Oh.